Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti coi sospiri più ardenti. E mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà, Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno. Ammettimi a vivere in essa affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. E stretta la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo, perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Veniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Dal Libro di Cielo, volume 14, 19 giugno 1922. Continuando il mio solito stato, mi sentivo inabissata nel volere supremo del mio dolce Gesù. Mi pareva che ogni mio piccolo atto, fatto nel divin volere, faceva uscire nuovi contenti da dentro la maestà divina. Ed il mio amabile Gesù mi ha detto: Figlia mia, io posseggo tali contenti, felicità e beatitudine che potrei dare ad ogni istante sempre nuove gioie e beatitudini. Sicché ogni qualvolta l'anima opera nel mio volere, mi dà il campo a mettere fuori nuove beatitudini e nuovi contenti che io posseggo. E siccome il mio volere è immenso e invade tutti e tutto, come escono, scorrono sull'anima che sto operando nel mio volere, come causa primaria che le mie beatitudini vengono messe fuori. E poi circolano in tutti,
e in cielo e in terra. Onde quante volte operi nel mio volere, tante beatitudini e gioie di più mi fai mettere fuori, ed io sento il contento di far parte delle gioie che posseggo. La mia volontà vuol mettere fuori ciò che possiede, ma va trovando chi ne dia l'occasione, chi è disposto a riceverne, chi prepari un posticino nell'anima sua dove poter mettere questi miei nuovi contenti. Ora l'anima, col voler fare la mia volontà, apre le porte del mio volere e, svuotandosi del suo volere, mi prepara un posticino dove mettere i miei beni ed, entrando nella mia volontà ad operare, mi dà l'occasione di uscire da me nuove beatitudini. Perciò con ansia aspetto che l'anima venga ad operare nel mio volere eterno per sprigionare da me una nuova gioia e farmi conoscere che sono quel Dio che non esaurisco mai e che tengo sempre da dare a chi fa la mia volontà. 23 giugno 1922. Stavo pensando tra me. Gesù dice tante cose del suo santissimo volere, ma pare che non viene capito, ed anche gli stessi confessori sembrano dubbiosi, ed innanzi ad una luce così immensa non restano né illuminati né presi ad amare un sì amabile volere. Ora, mentre ciò pensavo, il mio sempre amabile Gesù, gettandomi un braccio al collo, mi ha detto: figlia mia, non ti meravigliare di ciò. Chi non è vuoto del tutto del suo volere non può avere una certa conoscenza del mio, perché il volere umano forma la nuvola tra il mio ed il loro, ed impedisce la conoscenza del valore ed effetti che il mio contiene. Ma ad onta di ciò non possono dire che non è luce. Vedi, anche nelle cose che si vedono qua giù, non sono comprese dall'uomo. Chi mai può dire come feci nel creare il sole, quanta luce e calore contiene? Eppure lo vedono, godono dei suoi effetti, tutto il giorno è con loro. Il suo calore e luce lo seguono ovunque. E con tutto ciò né sanno né possono dire la sua altezza, la luce ed il calore che possiede. E se qualcuno volesse innalzarsi per sapere ciò, la luce lo eclisserebbe, il calore lo brucierebbe. Sicché l'uomo è costretto a tenere gli occhi bassi e godersi la luce senza poterlo investigare e contentarsi di dire: è sole. Onde, se ciò succede al sole che si vede, che io creai per il bene naturale dell'uomo, molto più le verità che contengono, oh, quanta più luce e calore dello stesso sole, specie poi le verità che si riferiscono alla mia volontà, che contengono effetti, beni e valore eterno. Chi mai può misurarne tutto il contenuto che essa contiene? Sarebbe volersi eclissare. Sarebbe meglio abbassare la fronte e godersi la luce che porta la mia verità, amarla e far sua quella piccola luce che comprende l'intelligenza umana, e non fare che, poiché non comprendono tutta la pienezza della luce, metterla da parte come cosa che a loro non appartiene. Sicché il sole non compreso si gode della sua luce per quanto più si può, si serve di essa per operare, per camminare, per guardare, ed oh, come si sospira il giorno perché la luce li faccia compagnia e viva con loro. Le mie verità poi, che sono più che luce, fanno spuntare il sole del giorno delle menti umane, non sono curate, né amate, né sospirate, e si tengono come un non nulla. Quale dolore! Io però, quando vedo che loro mettono da parte le mie verità, io metto da parte loro e faccio fare il corso alle mie verità con le anime che le amano e le sospirano, e si servono della luce di esse per modellare la loro vita e farne una sola cosa. Credi tu che ti abbia detto tutto delle verità e degli effetti e valore che la mia volontà contiene? Oh, quanti altri soli devo far sorgere, né ti meravigliare se non comprendi tutto. Contentati di vivere della sua luce e ciò mi basta. Siamo alla vigilia della festa di tutti i santi e questi due brani, ecco, la Divina Volontà ci ha fatto questa piccola carezza, specialmente a chi ascolterà
o in diretta o tra oggi e domani questa meditazione, perché il modo migliore per entrare nella letizia di questa nostra meravigliosa festa, dove domani sarà proclamato a voce alta, anzi già dalla messa vespertina di questa sera, il Vangelo delle Beatitudini. E qui Gesù ha parlato delle felicità e delle beatitudini, che sono tutte quante nella sua volontà e che ad ogni istante potrebbe darne sempre nuove e inedite, già da questo momento, già da questa terra. Ecco, noi contempleremo i santi come gli uomini e le donne felici, li vediamo in paradiso, dove c'è una felicità perpetua, attuale, ininterrotta, insuperabile, inimmaginabile a mente umana, sempre nuova ad ogni istante, cioè non c'è mente umana che possa neanche lontanamente immaginare. Chi legge, e c'è in giro qualche cosa di attendibile, qualche dono grande che il Signore ha fatto, insomma, di far conoscere qualche anima beata che ha parlato a qualche santo o a qualche mortale per raccontargli qualcosa di quello che c'è nell'altro mondo, rimane semplicemente senza parole, con quel poco che riescono a comunicare, evidentemente, perché la stragrande maggioranza delle beatitudini del cielo non si possono né conoscere né comprendere. Se le vivessimo adesso, non le potremmo vivere in questo mondo, perché moriremmo di gioia, perché non si muore soltanto di dolore, si muore anche di piacere, si muore anche di gioia, quando la gioia e il piacere supera, diciamo così, la capacità recettiva della persona. Noi non abbiamo idea. Ecco, ma chi vive nella divina volontà, qualche idea sicuramente ce l'avrà, perché questo il Signore lo ha detto e questo il Signore lo fa, senza nessun dubbio, lo ha promesso. Ogni qualvolta l'anima opera nel mio volere, mi dà il campo a mettere fuori nuove beatitudini e nuovi contenti che io possiedo. Quindi, io ho sempre detto, insomma, un buon esame di coscienza, dice, ma sto vivendo nella divina volontà? Allora, ci sono alcune domande che quando ce le fanno, se ci pensiamo, è già una mezza risposta. Se uno ti chiede, sei felice? Due parole, sì o no? Ecco, se è sì, la risposta è immediata, sì, subito. Sei contento della vita che hai? Sì o no? O sì, oppure già se uno ci pensa, diciamo adesso devo vedere un po', facciamo un pochino di calcoli tra i pro e i contro, vuol dire che felice ancora non c'è sta. Attenzione, ma essere felice, nessuno fraintenda, né si aspetti, come dire, cose, qui non stiamo in paradiso, per cui in paradiso c'è quella felicità che è godimento continuo, ripeto, è attuale, sempre nuovo e alla massima intensità possibile, immaginarsi e immaginabile, di ogni genere, specie di contenti, felicità e beatitudini, che non è data a mente umana sondare, con l'assenza di ogni minima forma di sofferenza, di fastidio, di dolore, che saranno completamente dimenticati, e con una nostra volontà fusa con quella divina che sarà secondata da quella divina, dove Dio accontenterà tutti i nostri voleri e tutti i nostri desideri. Questo è il paradiso. Qui c'è sempre, dobbiamo mai dimenticare, che qui siamo nel mondo dove regna il maledetto peccato, purtroppo. E anche se non regna, speriamo, nella nostra anima, però regna nel mondo. E quindi quel maledetto peccato richiede a ogni essere umano il proprio tributo di dolore, ecco, da prendere, perché è generato dal male stesso, e in particolare poi dagli amici di Dio, chiede anche qualcosa di più, quindi una riparazione che sia fatto anche, abbiamo visto nella meditazione di ieri, per quelli che continuano a peccare all'impazzata, come si legge nelle ore della passione,
e sembra quasi che ci prendano gusto, che vogliono provocare l'Altissimo, insomma, no? Ad aggiungere peccato a peccato. E chi è che si fa carico di queste cose? Chi vive nella divina volontà si fa carico di queste cose. Quindi questo significa che la beatitudine terrena non è esente da croce, da sofferenze, e questo ce lo dimostrano la vicenda terrena di Gesù e di Maria. Però non dimentichiamo mai grandi croci e grandi dolori, grandi gioie e grandi grazie vanno a braccetto. E tutto dipende dal vivere le grandi croci e le grandi dolori fusi con la divina volontà. Ecco, e non in questo siamo molto aiutati dalla meditazione della vita terrena, soprattutto di Gesù e di Maria, oltre che dall'esempio di tutti quanti i santi, che in questo mondo sono stati uomini e donne felici, realizzati al 100%, ma provati anche al 100%, insomma. Grandi grazie, ma con grandissime tribolazioni. Il libro dell'Apocalisse, anche questo sentiremo nella liturgia della festa dei santi, dice che i santi sono coloro che vengono dalla grande tribolazione. Non c'è nessuna paura di questo. Ecco, perché in questo mondo, diceva Santa Gemma Galgani, qui si ama patendo e si patisce amando, e di là si gode amando e si ama godendo. Ecco. Però la cosa importante che ricordiamo è che qui non ci sono soltanto, cioè non dobbiamo avere una visione, come dire, un po' puerile, un po' infantile, un po' semplicistica, meglio, no? Qui prove e dolori e dopo letizie e beatitudini. Non proprio, non è così. Qui prove, dolori, letizie e beatitudini. Dopo solo letizie e beatitudini. Ecco, quindi dobbiamo quindi tenerlo ben presente. Perché Gesù non scherza, quante volte operi nel mio volere tante beatitudini e gioia di più mi fai mettere fuori, ed io sento il contento di far parte delle gioie che posseggo. Adesso, ecco, la mia volontà vuole mettere fuori ciò che possiede, a quale condizioni? Va trovando chi ne dia l'occasione, chi è disposto a riceverne. Chi prepari un posticino nell'anima sua dove mettere questi miei nuovi contenti. Ora, approfondendo un pochino, no? Perché, ma chi è che non vuole esplicitamente le beatitudini del cielo? Tutti le vorrebbero, sì, in teoria. Ecco, ma sappiamo benissimo, insomma, no? Che la dinamica del peccato, diciamo così, il comportamento dell'uomo peccatore è che va cercando piccole soddisfazioni effimere, basse, insomma, e assolutamente indegne dell'uomo, in altro. E se ti prendi quelle, non c'è posto per quelle altre. Per cui anche la teologia, diciamo così, ascetica delle privazioni, no? Dei sacrifici, delle rinunce. Noi non è che facciamo le rinunce, i sacrifici perché ci piace soffrire in maniera gratuita, quindi saremmo doloristi o masochisti. No, ma perché ogni rinuncia, ogni minima cosa, tante volte Gesù lo dice negli scritti, Gesù la paga immediatamente, non soltanto dopo, ma anche qui, con grazie, contenti e benedizioni. Qualunque persona che viva nell'autentica amicizia di Dio, in grazia di Dio, questa cosa lo sa per esperienza. Rinuncia a un piacere, soprattutto se è illecito o peccaminoso, e il Signore te ne dà altri. Devi scegliere tu che cosa vuoi. Ecco. Il godimento dei piaceri bassi e soprattutto illeciti e peccaminosi priva sia dei contenti e delle gioie che il Signore già in questo mondo dà a chi viene alla sua volontà, e se tale stato perdura senza cambiamenti e senza pentimenti fino alla morte,
purtroppo anche degli eterni e infiniti godimenti. Nel secondo scritto che abbiamo letto, ecco, c'è un'altra cosa molto importante. Mettiamoci bene in testa una cosa, che con Dio, non soltanto con le verità della divina volontà, qui ancora di più, perché sono soli abbaglianti. E io confesso, anche io delle volte mi trovo in difficoltà, che poi in qualche modo si riesce a superarla, insomma, no, però c'è un sole abbagliante, ci sono a volte dei concetti, delle cose che Gesù spiega, che ti lasciano la bocca spalancata, che si capisce bene che non essendo alla portata nostra e trascendendo quindi la nostra possibilità di perfetta comprensione, bisogna fermarsi a un certo punto, quindi. Ma Gesù dice, guarda che questo non fa assolutamente niente. Il problema diventa, come dice Luisa, quando confessori e altri rimangono dubbiosi e dinanzi ad una luce così immensa non restano né illuminati né presi da mano così amabile volere. Quante volte a me mi è già arrivata da tante anime, insomma, ma padre, ma io ho dato i libri di cielo al parroco, non ha manco guardati, non cosa, non fa. Non c'è niente di cui stupirsi. Figlia, non ti meravigliare di ciò, dice Gesù. Perché, numero uno, è difficile essere vuoti del tutto del proprio volere. Perché appena nasce un pochino di volere umano che non ci sia nella persona la volontà di mortificarlo, si forma una coltre, una nuvola tra me e loro, tra la mia e la loro volontà. E questo impedisce la conoscenza del valore ed effetti che il mio contiene. Solo che poi Gesù ricorre all'esempio del sole, che vale sia per quelli che sono scettici e titubanti, e anche io la prima volta che tanti anni fa mi parlarono di questi scritti, insomma, non è proprio scettico e titubante, ma come dire, liquidai il problema con niente di nuovo sotto il sole. Si è sempre saputo che se uno vuole diventare santo deve fare la volontà di Dio. Insomma, scriverci 36 volumi per questa cosa qui, chi lo sa che ci starà scritto, insomma, no? Pensavo allora, ecco. E quindi comprendo anche, ecco, dolorosamente, insomma, chi non si renda conto. Però c'è un però, dice Gesù. E fa un esempio, no? Tutti gli esseri umani vivono alla luce del sole e per la luce del sole, questo non ci piove, d'accordo? Anche chi non lo sa, anche chi non ci crede, anche chi non è consapevole, d'accordo? Chi non sa come è fatto il sole. Gesù dice, beh, chi è in grado di stabilire i dettagli sul sole? Quindi, o soprattutto come io ho fatto a crearlo, o quanta luce e calore contiene. Sinceramente non so se oggi gli scienziati sono un po' ignoranti, sono in grado di, con tutte quante le cose nuove di cui sono venuto a conoscenza, di fare un conto, insomma, di quanti, in termini di misurazione energetica e quantità di calore possa emanare il sole. Non lo so. Quindi è bene non fare mai tuttologi, quindi non lo so, però certamente le ipotesi varie sulle origini dell'universo fanno sempre un po'. Certamente se uno si avvicinasse e volesse avvicinarsi al Sole, questo era vero ieri, era vero anche oggi, resterebbe completamente liquefatto, perché la temperatura, questo lo sanno gli scienziati, io mi ricordo una volta lessi un numero, insomma la temperatura che c'è al Sole sono, non vorrei dire uno sfrondone, ma si tratta insomma di forse milioni di gradi centigradi, insomma, quindi cioè, noi viviamo a 37 qui, quindi è già a 45 ci moriamo di caldo, insomma, quindi ecco, la nostra temperatura corporea è 37, ecco, ma già quando fuori ci stanno 37 gradi ci moriamo di caldo, insomma, no? Ecco. E quindi
Qual è il senso di questo paragone? Il senso di questo paragone è che la divina volontà non cessa di splendere come luce e di scaldare col suo calore anche chi non la riconosce, non la conosce, non accoglie le sue verità, è zero, d'accordo? E quindi, ecco, e il problema è che invece passaggio fondamentale, il fatto che non si possa comprendere tutto, primo, non vuol dire che sia completamente incomprensibile. Secondo, non vuol dire che non si possa comprendere qualcosa. E che cosa fare dinanzi allo sfolgorante bagliore delle verità sulla divina volontà? Abbassare la fronte, anzitutto, e godersi la luce che porta alla mia verità. Amarla e farla propria, e fare proprio quella piccola luce che comprende l'intelligenza umana. Allora, si capisce poco? E ma contento di quel poco, fa niente, basta e avanza. Quindi non fare l'errore che, siccome non comprendo tutta la pienezza della luce, la metto da parte come cosa che non mi interessa o che non mi appartiene. Queste sono proprio parole di Gesù. Guai! Guai! Il lamento di Gesù, con cui chiude questo scritto, il lamento e poi anche la dichiarazione bellissima e piena di consolazione e di speranza, il lamento è molto emblematico. Le mie verità, che sono più che luce, che fanno spuntare il sole del giorno nelle menti umane, non sono curate, né amate, né sospirate, si tengono come un nulla. Oggi più che mai, no? Semplicemente per il fatto che, ripeto, non c'è una accessibilità diretta, né una comprensibilità immediata, né tantomeno a buon mercato, perché si tratta di tutte le verità, anche le verità di fede. Qui Gesù va sul doppio binario, no? Le verità divine e le verità che si riferiscono alla mia volontà, d'accordo? Ma rimanendo al primo livello, cioè che sono quelle verità che gli uomini devono conoscere, dovrebbero coltivare, dovrebbero ben possedere, perché sono necessarie alla salvezza, d'accordo? Qui la divina volontà non è strettamente necessaria alla salvezza, penso che sia chiaro per tutti. La divina volontà è la santità delle santità, quindi è un itinerario che serve a raggiungere la santità, che è più che la salvezza dell'anima, evidentemente, è in grado eccellentissimo, d'accordo? Ma le verità comuni di fede, quelle che la Chiesa ha definito, quello che diciamo nel credo, quelle sono necessarie alla salvezza, perché la professione consapevole e convinta della fede cattolica non è un optional, ma assicuro, insomma, la mia esperienza pastorale di tanti anni, sì, ci sono tanti fedeli che si lamentano che in parrocchia non si fanno le cose, non si fanno le iniziative, non si fanno di qua e di là gli incontri, eccetera, eccetera. Ma vi assicuro che nelle parrocchie dove si fanno non c'è tutta quanta questa, dici, sai, faccio un incontro sulla Bibbia e c'hai i fiumi, tutta quanta la parrocchia in fila che si vogliono i carabinieri per farli entrare nel luogo dove si tiene l'incontro biblico. Sarà sicuramente per la scarsa perizia, insomma, di chi tiene gli incontri biblici, in questo caso anche biblici, in questo caso il sottoscritto, che questo non accade, ma io non ho mai visto scene di questo genere, insomma, no? E non conosco neanche confratelli che abbiano visto scene di questo genere. Certo, c'è qualcuno un po' più ispirato e bravo, che è capace, insomma, di radunare anche in diretta un buon numero di persone, ma sempre in, come dire, in relazione, in percentuale, pochine. Quindi questa noncuranza delle divine verità è un peccato grave, d'accordo? Un peccato grave, non vorrei adesso tornare alle catechesi sui 10 comandamenti, un peccato grave contro il primo comandamento, è un dolore grandissimo dato a Gesù. E allora che cosa fa Gesù? Questa è sempre la logica del cielo, no? Non ci deve stupire quello che dice, perché basta pensare alla parabola dei talenti.
Che succede a chi c'aveva solo un talento e l'ha messo sottoterra? Cosa dice Gesù? Toglietelo e datelo a chi ce n'ha già 10. Ma come? Ma come? A chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Cosa dice Gesù? Quando vedo che mettono da parte le mie verità, io metto da parte loro. E faccio fare il corso alle mie verità con le anime che le amano e la sospirano. E le sospirano. E si servono della luce di esse per modellare la loro vita e farne una sola cosa. Perché questa è la cosa importante che dobbiamo fare. Tutto quello che il Signore ci insegna, farne tesoro. E mano a mano che capiamo qualcosa, amare e sospirare, di conoscere, di sapere sempre di più, non per una smania, diciamo così, di curiosare nelle cose di Dio, ma appunto perché queste conoscenze servano a modellare la vita e a farne una sola cosa. Ecco. E poi, insomma, Luisa, certamente qui siamo al 14° volume, ma gli dice: credi tu che ti abbia detto tutto delle verità, effetti, valore che la mia volontà contiene? Ma quanti altri soli devo fare ancora sorgere? Perché è impossibile esaurire l'argomento, no? E non ti meravigliare se non comprendi tutto. Questo lo dice a lei e lo dice a noi. Contentati di vivere della sua luce, ciò mi basta. Già non si può comprendere tutto di Dio e del suo mistero, no? Quindi, figuriamoci se si può comprendere tutto del cuore, diciamo così, della vita di Dio, che è appunto la sua volontà divina. Quel poco che comprendi, ti basti quella luce, vai avanti e cammina. Tanto il sole manda la sua luce, sia che le persone ne siano coscienti, sia che non ne siano coscienti, sia che sappiano che sappiano come fa il sole a mandare la luce, sia che non lo sappiano, d'accordo? Sia che ringrazino o Dio che lo ha creato, oppure se vogliono fare i panteisti, naturalisti, il sole stesso per il fatto che esiste e che li illumina, insomma. Quindi qualunque cosa accada, il sole è sempre luce, manda. Ecco, quindi grazie al Signore che ci allieta veramente in questa vigilia di ogni santi con queste bellissime considerazioni. Bene, grazie anche a te, Regina di tutti quanti i santi, che testimone perfettissima di quanto abbiamo ascoltato, che la tua beatitudine attuale in paradiso supera quella di tutti quanti gli angeli e i santi messi insieme. È impossibile anche lontanamente immaginarla. E anche le gioie che ti dessi sulla terra superano in numero di intensità tutte le gioie di tutti quanti i più grandi santi, così come le pene che hai vissuto superano il numero di santità di gran lunga tutte le pene di santi e sante di nostra cara Santa Madre Chiesa. Ecco, ci prepariamo a vivere questa festa sotto la tua intercessione, ecco, e felici e grati, ecco, oggi lo esprimiamo con te al Signore, che ci ha creati e che ci fa fare tutte queste cose, ci impegna in queste sante meditazioni con un solo obiettivo, che non è la fine delle favole, ma è l'inizio delle favole del cielo, insomma, che sono quelle vere, renderci felici e contenti, e beati, felici, contenti e beati, ecco, dobbiamo ricordare questo bel trittico, felici, contenti e beati, che è quello che ci aspetta adesso e dopo, se viviamo in amicizia con Gesù e ancora di più se viviamo in fusione perpetua con la sua santa e divina volontà. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.